Crudelia 2 Boss Fighto. Ok. Siamo in mezzo alla giungla per qualche arcano motivo. No, saremo dentro un parco. Dobbiamo aver sbagliato strada. Ecco di nuovo Crudelia. No, saremo dentro una fattoria visto che ci sono i meloni. Mi auguro per te che la tua nuova macchina funzioni. Nessun timore, mia adorata, è la mia migliore invenzione in assoluto. Dobbiamo trovare il modo di fermare Crudelia. Sicuramente. Senti, e se provassimo con questi cocomeri? Ah, così? Catapultate. Ora andrà più veloce. Aspetta. Il mio vestito nuovo rovinato. Quanto ci vuole per fare sto livello? 5... 50 secondi? No, ho sbagliato. Ah, un po' troppa l'angolazione. Aspetta. Oh, come odio quel cucciolo. Secondo me l'abbiamo quasi sistemata. Ma parli con me o parli con tuo fratello? Allora, aspetta. Aia! Sono zuppa di... succo di cocomero. Fa bene alla pelle, su. Abbiamo di nuovo sconfitto. Chi è Dama? Ah, è il gioco, probabilmente. La Dama probabilmente è il gioco della Dama, cacchio. Wow, è stato proprio divertente. Povera Crudelia. Per togliersi i semi dai capelli impiegherà una settimana. Ehi! Però è meglio andare ora. Papà e mamma dovrebbero essere vicini ormai. Proviamo a raggiungerli. D'accordo, andiamo. Oh, quei dannati cuccioli hanno proprio esagerato. Dio mio! Oh, il mio bel vestito! Sembra una di quelle creepypasta che ci sono su YouTube. C'è una creepypasta che parla di un tizio che sembra Michael Jackson. Non è mica colpa sua, sa? Maron! Certo che no, imbecille! La colpa è solo vostra, asini, zucconi e incapaci! E le pelt? Da te mi aspettavo molto di più! La fortuna non ci ha assistiti, madame. Direi di no. Non si preoccupi, ci penserà le pelt a sistemare quei cuscioli pestiferi, to the suite! E allora perché te ne stai lì, impalato come lo scemo del villaggio? Come il coglione che sei! Non potrò tollerare un'altra sconfitta! E adesso sparite! Tutti! Fuori dalle palle! Col botto, mio internettiano tesorino! Internettiano! Buone notizie per me! Sì, Crudelia, la formula del superplexi è ormai completa! Del chi de cosa? Non appena il tuo esercito di robotici giocattoli tornerà con i cuccioli catturati, potremo iniziare la fase di immersione. E infine, gli animali imprigionati per sempre nel trasparentissimo involucro di Superplexi. Ma sta donna è pazza, vuole mettere sotto vuoto dei cani. Giocattolo di grande realismo. È un'assassina. E io diventerò straricca! No, tu diventerai una stronza, altro che...